Presidente, in qualità di presidenza, in qualità, secondo l'articolo 8 del regolamento, deve garantire lo svolgimento corretto sia delle commissioni che del lavoro di aula, innanzitutto di darci risposta in merito e prendere provvedimenti a riguardo, perché non è possibile che una commissione dove tra le altre cose è in assenza di un presidente, perché come sappiamo il presidente Galan ha altre questioni da risolvere, il vicepresidente di questa commissione si prenda queste responsabilità cambiando completamente l'iter di quello che doveva essere una riforma, tra virgolette, condivisa con il Parlamento. Grazie. Grazie, onorevole Soria. La Presidenza verificherà con gli uffici di Presidenza delle commissioni interessate, della commissione interessata, quanto da lei sottoposto alla nostra attenzione. Allora, ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti dell'articolo 1. Giuliani? L'onorevole Giuliani. Onorevole Palese, su cosa? Scusi, ha appena parlato lei sull'ordine dei lavori. Grazie, sì, grazie signora Presidente. Cioè, ma il problema dell'onorevole che ha posto No, l'onorevole no, no, Soria guardi, no, ho capito, ho già detto all'onorevole Soria che non era non è oggetto di questa procedurale, era una fase. sollecitazione nei confronti Esatto, del governo, cioè, perfetto. perché dal Siccome punto di vista, comunque ho già detto perché all'onorevole dal punto di Soria vista che ha concluso il procedurale, suo se intervento. domani nel dispositivo, D'accordo, rispetto non è all'istruzione del oggetto DEF, dei il lavori governo di questa mette che fase. questo è La l'elenco, ringrazio, non c'è onorevole dubbio. Palese. Allora, è iscritta a parlare sul complesso degli emendamenti la onorevole Giuliani, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signora Presidente. Io volevo solo sottolineare la ragione per cui noi come Partito Democratico riteniamo davvero prioritario mettere questo provvedimento su un binario che ne veda il compimento rapido, perché si tratta di un provvedimento che questo Paese aspetta davvero da troppo tempo. Andiamo ad innovare infatti una legge che è stata promulgata nel 1970 e che dunque da molto tempo l'opinione pubblica chiede di rivedere. I tempi e il divorzio breve è una questione sentita.